Che figura di merda colossale! Che figura di merda colossale! Oh, l'ermanito, sono Gia 7, quello che tiene le tette, le racchette, le lavagnette, le rocchette e non le manette. Ma che fa chi sta che tira? E non le manette perché non ho le mitragliette, ed anche la intro più cringe e meno divertente di tutta YouTube Italia. Benvenuti in questo nuovo video in cui parliamo di Italia, Germania e Italia. Ragazzi, in questo momento siamo sul 5-1. Umiliati, ragazzi, umiliazione totale per l'Italia di Roberto Mancini per mano dei tedeschi. Doppietta di Werner su errore clamoroso di Donnarumma, brutto errore anche sul gol di Müller, brutto il rigore causato da Bastoni, brutto il primo gol che abbiamo subito. Quante cose brutte, quante cose successe che abbiamo visto oggi. Guaggiù solo figure e merda, solo figure e merda. Ma poi ragazzi, io sono dell'opinione che porca troia, questa nazionale, che è successo? È entrato un invasore di campo. Guarda, non lo riescono ad acciappare, voglio niente da fare. Incredibile. Guarda, non riescono ad acciappare. Non ci credo. Oh, Jog! Sono impazziti. Sono tantissimi. Ma quello sta andando in porta, guarda. No, vabbè, questi sono pazzi. Oh, questo pare Emre Can. Fammi serio. Comunque, stavo dicendo che sono dell'opinione che questa nazionale non può assolutamente fare a meno dell'attaccante di peso. Non a caso, appena è entrato Gianluca Scamacca, abbiamo fatto gol e si sono leggermente ristabilite le gerarchie. Chiaramente la Germania è più forte di noi sulla carta, ma la nazionale, campione d'Europa, non può fare sti figure in merda. Non si possono fare sti figure in merda. E la questione dell'attaccante di peso, ragazzi, ha maggior ragione. Quando tu non tieni il centrocampo titolare, quando tu giochi con Frattesi e Cristante, per la miseria, con tutto rispetto per Frattesi e Cristante, ma tu stai giocando contro la Germania, non puoi fare a meno dell'attaccante di peso che ti viene a dare una mano, che ti viene magari un poco a creare la superiorità numerica. Non sto dicendo che non deve giocare Raspadori, ma metti Raspadori magari sulla sinistra, metti Scamacca prima punta, Politano a destra, puoi mettere Gnonto a destra, puoi fare tantissime cose, ma l'attaccante è fondamentale in partite come questa qua, è fondamentale. Come secondo me non puoi neanche pensare di fare il cambio da bello e buono, il cambio di modulo al 40° del primo tempo. Ci capite che Steven Urbus e Steven Gazzan, ma non lo puoi fare al 40° del primo tempo, che non stanno capendo manco cazzo in miso campo. A sto punto aspetti la fine del primo tempo, che tra l'altro eravamo entrati pure bene. Poi chiaramente siamo mangiati qualche occasione, la Germania ha fatto gol e poi ha dilagato completamente, meritando. Ragazzi, ma veramente mi dispiace per Barella, che ha fatto una partita impressionante, ha corso come un animale e ha dovuto mantenere solo lui il centrocampo dell'Italia. Ha fatto una partita veramente di altissimo livello. E questa nazionale, ragazzi, in assenza di Lorenzo Insigne, ha bisogno di Lorenzo Pellegrini. Uno dei due Lorenzo deve giocare sempre, e in questo momento soprattutto Lorenzo Pellegrini, che è particolarmente in palla. Dai, proviamo a salvare leggermente la faccia. Dai, mannaccia la miseria. Comunque sono contento per Gnonto. Calabria ha fatto purissimo, pare strunzata di livello esagerato. Wow, aiuto, ci eravamo ripigliati. E poi sta sconfitta del cazzo. Perché è vero, l'hanno detto anche in telecronaca. L'Eletani l'ha detto in telecronaca, che perdere 2-0 non è la stessa cosa perdere 5-0, 5-1. Cioè, è proprio una cosa, ragazzi, che è un'umiliazione totale. Vero che poi Neuer ha cacciato anche lui delle super parate, ma 5-1, secondo me, è un risultato estremamente corretto per quello che abbiamo fatto vedere in mezzo al campo. Perché noi abbiamo fatto proprio una partita in merda. E mo pigliamo pure sesta. Guarda là. Meno male. Questo chiudeva il set. Questo stava per chiudere il set, ragazzi. Poi è vero che, ragazzi, ripeto, a livello di singoli non è che
Giochiamo a difesa con Luis Felipe, Mancini, che mamma ro Carmen, come si chiama? Chi è l'altro? Vabbè, Bastoni, che purtroppo oggi non era in giornata. Per me Bastoni è fortissimo. Poi era, stava zoppicando quando ha fatto l'errore e tutto quello che avevo tu. Ah, 3 minuti di recupero, giusto per aumentare ancora un altro po' questo strazio bellissimo che stiamo vivendo. Ragazzi, qualcuno comunque deve riprendere Gigio. Che tra l'altro queste ultime partite stava facendo anche bene. Anche questa qua l'aveva iniziata bene. Però mamma mia, quanto è umorale, quanto è psicologicamente debole. Guarda quando c'è la prima punta che va a pressare. Lo vedi che succede? Mi è piaciuto pure come è entrato Caprari. Devo dire la verità, vi devo dire la sincera verità. Per il resto, poca roba. Voglio salvare la pace di Raspadori, di Gnonto, Barella, Scamacca mo che è entrato, ma poca roba. Ma come ci palleggiano in faccia dalla Barella, povero Cristo, che non ha mai smesso di correre. Mamma mia, un applauso a Barella, veramente un applauso a Barella. Ci devi scusare. Scusaci per questo mare di merda in cui stiamo navigando, che non te lo meriti. Mamma mia. Beh, certo, no, comunque non può essere un ragazzo del 2003, anche tutto in nazionale, a prenderti sulle spalle. Scalvini neanche è entrato male, devo dire la verità. Scalvini non è entrato male. Barè, fai gol. Devi farlo tu, Nico. Ma comunque il mancino di Di Marco non ha senso. Che cazzo ha parato Neuer? Vai giù, Neuer è clamoroso. Non che mi sorprenda, però vai giù, questo veramente non è normale. Cioè, questo portiere che boh, è inspiegabile. Semplicemente inspiegabile. Vai giù, 5-2. È al 5-2, Scamacca. Il gol di Scamacca. Fatemelo vedere il gol di Scamacca. Caprari pure tu. Ecco qua, bravo. Chi era? Bravo Luis Felipe. Yeah. Dai Willy. È nostra. Dai, yeah. Fatecelo battere. Ah, non è neanche angolo. Ah, tutto a posto. È angolo. Ma che cazzo state facendo? Battete questo calcio d'angolo. Mamma mia. Che tristezza. Va a porto direttamente, di ma. Parte Di Marco. Il colpo di ecco testa. Qua. Segna Bastoni. Eee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 
Che palle ci ha messo Di Marco. Di Marco oggi pure è entrato benissimo. Di Marco è entrato veramente bene. Ma che mancino tiene comunque. Vabbù, ragazzi. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace. Iscrivetevi al canale. Descrizione troverete Facebook, Instagram, Twitter. Tutto quello che volete sarà lì giù. Troverete anche GA7 Shorts. Il mio canale pubblico tutte le clip. Commenti, iconici e canale TikTok preferiti. Ragazzi, noi ci vediamo la prossima volta. Sempre comunque, tutta la vita. Forza Italia e forza Napoli, ovviamente. Ciao a tutti.